di oggi faremo una recensione dedicata ai rossetti Matte 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 di Essence. Non ho ben capito se i colori usciti sono 8 o 11, perché comunque trovo informazioni differenti. Comunque io ne possiedo 3 e quindi oggi ve li mostro sbocciati sulle labbra e vi dico anche cosa ne penso. Il prezzo di un singolo rossetto è di 2,89 euro, quindi è veramente super economico. Ha una data di scadenza di 12 mesi dall'apertura e ogni rossetto contiene 3,8 grammi di prodotto. Il packaging si presenta così, ovvero ha la base argentata e il tappo invece è trasparente ma dal colore del rossetto. Infatti come vedete sono tutti diversi e questa è una cosa che apprezzo tantissimo, perché ad esempio nei rossetti di MAC non c'è modo di capire subito al primo impatto quale colore state andando a prendere, dovete per forza leggere sotto il nome e questa è una cosa che non mi piace tantissimo. Preferirei che in gamma permanente avessero magari la striscettina qui colorata o il tappo, comunque qualcosa di colorato insomma, giusto per capire. Invece dovete per forza leggere il nome, invece con questi potete già capire dal tappo. In più sotto il rossetto il colore viene richiamato anche nel pallino dove c'è scritto il numero del rossetto. Sopra sul tappo trovate il rilievo, la classica E di Essence. Io possiedo il numero 01, lo 04 e lo 06. Vi ricordo che questi rossetti costano meno di 3 euro, quindi sono veramente super economici e per costare così poco veramente Essence ha fatto un grandissimo lavoro secondo me, perché se non mangiate e non bevete questi rossetti vi durano veramente ore e ore sulle labbra. Pur avendo un finish matte per le prime ore rimangono veramente molto confortevoli, però dopo qualche ora ovviamente iniziate a sentire la secchezza del rossetto, però per le prime ore sono abbastanza confortevoli per essere matte. Ai pasti non resistono proprio benissimo, tendono ad andare via molto al centro delle labbra, quindi magari per una serata importante dove dovete cenare non ve li straconsiglio, però se dovete semplicemente tenerli su un po' di ore senza mangiare sono veramente dei rossetti validissimi, anche perché non costano neanche 3 euro, quindi veramente passate da uno stand Essence e vedete quali hanno. Io ho trovato soltanto questi 3 perché penso che vadano sempre a ruba ogni volta che ci sono, quindi ho soltanto questi 3, però veramente sono molto molto validi. Ora vorrei parlarvi un attimo dei singoli rossetti. Il primo che vi mostro è il numero 01, che è infatti il più chiaro di tutta l'intera collezione. Questo è un nude e questo qui è quello più facile da stendere tra quelli che possiedo, perché è il meno duro tra tutti, perché secondo me è quello meno matte ed è anche quello meno coprente. In realtà è abbastanza coprente anche questo, soltanto che non è magari coprentissimo alla prima passata come gli altri e tende ad entrarmi nelle pieghette e evidenziare le pellicine. Infatti questo qua tra i 3 è quello che mi piace di meno, perché rimane più cremosino degli altri, diciamo. Non è ovviamente un rossetto cremoso, però è meno matte rispetto agli altri. Questo è il numero 01, come vedete è veramente chiarissimo e io trovo che tenda a ingiallirmi leggermente i denti. Poi possiedo il numero 04, che è quello anche che ho indossato per tutto il video, che ha questo fucsia magenta spento. Secondo me è lievemente caldo, però non tende a ingiallire i denti. Questo colore mi piace tantissimo, è veramente molto bello e come potete ben vedere risulta completamente opaco sulle labbra. Rispetto al numero 01, questo qui è un pelino più duretto, ma non è uno di quei rossetti super duri che non riuscite a stendere tranquille, è semplicemente un po' meno duro dello 01, però ha anche un finish molto più matte, è abbastanza coprente già dalla prima passata e secondo me tende ad andare molto molto meno nelle pieghette e evidenziare le pellicine del numero 01. Questo dà un effetto veramente molto bello e molto vellutato sulle labbra, quindi questo qua mi piace veramente moltissimo. Ovviamente non è no transfer, quindi ovviamente trasferiscono il prodotto. Come potete vedere mi ha trasferito il prodotto sulla mano. Mentre stendete il rossetto sulle labbra sentirete un profumo abbastanza lieve, però anche abbastanza gradevole. Perlomeno a me personalmente piace abbastanza come odore, non è il più buono che abbia mai sentito, però è abbastanza gradevole. Infine possiedo il numero 06, che è questo rosso classico. È veramente veramente molto bello. Tra i 3 è quello leggermente più duretto, ma anche questo qua non è assolutamente uno di quei rossetti duri istendibili. Risulta completamente matte, è coprente già dalla prima passata e questo qua penso che sia quello con la resa migliore di tutti. È veramente veramente molto bello e se cercate un rosso economico ve lo straconsiglio, perché con meno di 3 euro vi portate a casa un rossetto rosso veramente veramente molto performante, quindi se lo trovate in uno stand ve lo straconsiglio. Quindi come avrete capito la mia recensione su questi 3 rossetti è totalmente positiva, soprattutto perché se consideriamo il rapporto qualità-prezzo, cioè è veramente fantastico. Ci sono dei rossetti che costano 5 volte questi e che non hanno assolutamente questa performance, quindi io ve li straconsiglio se li trovate, veramente mi sono piaciuti moltissimo e li approvo. Ovviamente non sono i rossetti della vita, però per il rapporto qualità-prezzo che hanno sono veramente fantastici, quindi ve li consiglio. Bene ragazzi, il video è finito e spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se è così lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi vi saluto, ciao!